Benvenuti al ripasso del labirinto o labirinto magico spiegato dall'Associazione L'Ordine della Rocca per il Comune di Vra. Il gioco è adatto a un'età 8 o più e il numero di giocatori va da 1 a 4. Lo scopo del gioco è quello di scoprire per primi tutti gli incantesimi per poi tornare al proprio punto di partenza. Aprite il tabellone sul tavolo e prendete le 34 tessere. Mischiatele in un mazzetto. E poi disponetele a caso sul tabellone creando un labirinto dai percorsi casuali. Al termine della disposizione avanzerà una tessera. Poi prendete le 24 carte illustrate. Fatene un mazzetto, mischiatelo. Poi ogni giocatore sceglie una miniatura del proprio colore e la posiziona nell'angolo del proprio colore. Poi prendete il mazzo e distribuite le carte in maniera uguale a ogni giocatore. Ogni giocatore quindi va a formare un proprio mazzetto di carte degli incantesimi segreti. A questo punto inizia il giocatore più giovane e poi il gioco procede a turni in senso orario. Il giocatore di turno deve pescare la sua prima carta illustrata dal proprio mazzo e la guarda in segreto. L'immagine di questa carta segreta rappresenta l'incantesimo, ovvero l'immagine presente sul tabellone, che dovrà raggiungere la sua pedina il prima possibile. Quindi il giocatore di turno deve prendere la tessera fuori dal tabellone e deve scegliere uno dei 12 punti con le frecce sul tabellone nei quali è consentito inserire la tessera. La tessera eccedente verrà inserita nel tabellone e farà quindi fuoriuscire una nuova tessera e avrà modificato il percorso del labirinto. Quindi il giocatore deve far scorrere una sezione del labirinto e poi muovere la propria pedina. Se nel proprio turno, durante lo spostamento della sezione del labirinto, una pedina propria o avversaria viene espulsa dal tabellone, come azione gratuita deve essere collocata sulla tessera appena inserita. Poi, dopo lo scorrimento, il giocatore può eventualmente muovere la propria pedina in un percorso che deve essere continuo e ininterrotto, da un punto di partenza al punto di arrivo. E il numero di passi non ha importanza, e in un punto possono sostare anche più pedine contemporaneamente. Il movimento della propria pedina non è obbligatorio. Se come questo turno il giocatore raggiunge e ferma la sua pedina sull'incantesimo illustrato dalla propria carta segreta, allora scopre l'incantesimo scartando la carta per conferma. Poi subito pesca una nuova carta, incantesimo segreto, per sapere quale sarà il nuovo punto sul labirinto che dovrà raggiungere dal prossimo turno. Se nel proprio turno il giocatore, dopo lo spostamento della sezione del tabellone, non può raggiungere il proprio obiettivo, può spostare la propria pedina in modo da avere un punto di partenza favorevole dal prossimo turno. Il vincitore è chi è per primo ha scartato tutte le carte incantesimo segrete e riuscirà a portare la propria pedina nel proprio angolo di partenza. In questo gioco si possono decidere delle varianti a inizio partita. Si può decidere in comune accordo che tutti i giocatori vedano tutte le carte del proprio mazzo tenendole in mano e quindi scegliere a ogni mossa l'incantesimo più facile da raggiungere.
A inizio partita si può decidere in comune accordo che al raggiungimento dell'ultimo obiettivo non si debba riportare la pedina al proprio punto di partenza, bensì toglierla dal labirinto. Questo e altri giochi sono disponibili nel sito stupeficium.com, che consegna a domicilio gratuito in tutta Bra. Grazie per l'attenzione e buon gioco!